abbiamo Piero Martì, Rapini, scusami, io questa mattina sono un po' suonato, il quale ha provveduto a raccogliere le firme per Cineteatro. Lui è un appassionato di cinema, di musica, di jazz e quant'altro, e nello stesso tempo cerca in ogni modo disperatamente di sollecitare l'amministrazione e magari qualche organo superiore, certo, qualche banca, qualche organismo superiore, per provvedere a rimettere a posto questo benedetto locale, perché l'amministrazione giustamente è stata costretta a allocare un capannone in piazza, un tendone in piazza, dove state svolgendo anche, mi pare che tu sei presidente dell'associazione Cinema, state svolgendo delle manifestazioni in questo periodo natalizio. Quali sono le prospettive? Che cosa puoi prevedere di questa azione che stai conducendo? Purtroppo il problema pare che insomma sia di dubbia risoluzione, perché intanto l'amministrazione non ha i soldi per poter, diciamo, fare un'opera di ristrutturazione del cinema. Non ha i soldi. Però il problema è grave per il paese, perché insomma è una perdita culturale. Beh, certo, per Luciano, il paese, perché certo, il cinema poi per noi che abbiamo una certa età rappresenta anche un po' una sorta di identità, certo, no? Identità. E quindi non so, le prospettive sono un po' incerte, diciamo così. Noi tutto quello che stiamo facendo è, vabbè, intanto sensibilizzare un po' la popolazione, e l'abbiamo fatto anche con la raccolta delle firme. Premetto una cosa, che noi il nostro modus, diciamo così, operando, il nostro modo di lavorare non è contro qualcuno, ma no, non è una questione politica, appunto, non ne facciamo una questione, sì, politica, certo. Noi stiamo lavorando per Luciano, perché riteniamo che il cinema rappresenti un modo anche per migliorare, per far crescere anche i cittadini, perché il cinema è cultura, diciamo. Andava, no? Così bene, oh, questo e cinema. E poi diciamo una cosa, che qui bisogna spezzare una lancia a favore dell'ex gestore, sì, il quale aveva preso talmente a cuore Nino, Nino, e qui bisogna veramente far dare merito, elogiarlo appunto, bravo, questa persona, perché insomma il cinema era diventato un piccolo gioiello, diciamo, sì, così. E ultimamente anche, diciamo così, c'erano delle richieste anche di gruppi esterni, tant'è che anche partiti politici, anche le forze sociali utilizzavano, diciamo, il locale, certo. Pertanto è una grossa perdita, anche perché, diciamo la verità, Mociano è un po' culturalmente, io posso testimoniare che quando venne Travaglio, Marco Travaglio, esattamente, e lo stesso Di Pietro, esattamente, mi fecero i complimenti. Complimenti, guarda che gioiello, questo è un gioiello, mi disse, anche Di Pietro, mi disse, un gioiello, con quegli archi, cose, certo, ed è la storia di Mociano, tu la ricordi di meglio di noi, ma è chiaro. Adesso, che cosa potrebbe fare? Si potrebbe fare un'azione popolare generale fuori dal contenitore comunale di Mociano. Certo. Cercare di convincere ancora una volta, ma questa amministrazione, Piero, ma è in grado di farla? Io questo non lo so, occorre una volontà politica, eh, perché questo è il problema, è questo, c'è la e questa è la domanda che io pongo, c'è la volontà politica di ristrutturare, cioè, al di là della questione meramente economica, no? Però il problema è politico, cioè noi vogliamo utilizzare o no questa struttura? Io immagino di sì, voglio dire, no? Allora, il problema è quello di unire un po' le forze, sì, sempre l'associazione cinema, l'associazione tutti, radici, tutti insieme per cercare di speriamo che di far questa sì mentalità che l'opera venga riutilizzata nuovamente. Tu hai detto una cosa esattissima, è bella. Certe volte le azioni che si possono fare sembrano addirittura dirette contro l'amministrazione comunale per ragioni politiche. Esatto. Almeno io posso garantire, in qualità di responsabile di Radici, e lui anche il presidente dell'associazione, che noi abbiamo interesse, Mociano ha bisogno più che interesse per ristrutturare, per riavviare. Certo, il problema economico è determinante, carità, importante. Però i soldi si trovano, perché adesso l'ultima notizia è per il campo di Nereto. La Tercas ha stanziato 650.000 euro,
Cioè bisogna anche fare i progetti però. Questo allora io ti faccio un'osservazione che può essere malevola proprio all'inizio dell'anno, ma a Mociano l'amministrazione, questo non è un giudizio politico, attenzione ancora una volta, fa gli accordi di programma, gli accordi procedimentali, tu sai quante volte questi signori hanno fatto quelle varianti. È possibile che non possano prevedere un programma di coordinamento pubblico-privato per un intervento di questa struttura? È possibile, come hanno fatto a Teramo per esempio, sul campo sportivo. Certo. Lì ci sono altri interessi, altri più grandi interessi. Ma è possibile che l'amministrazione comunale, compresa la nostra associazione, non possa inventare qualcosa che possa creare questo coordinamento pubblico-privato? Noi lo auspichiamo, quindi chiediamo appunto all'amministrazione di convocare le associazioni interessate per vedere se insieme sia possibile o meno fare appunto quello che... L'idea è trovare un appaltatore, a Mociano non è che scappano gli appaltatori, Mociano stanno qui perché dove c'è il miele, absit in iuria verbis, dove c'è il miele si costruisce appartamenti, costruzioni varie, alte, 35 metri, quelle qua. In questa particolare situazione, questo è un appello che parte anche da Piero, anche da noi, da Radice in generale, nei confronti dell'amministrazione e del popolo in genere. Troviamo un accordo, troviamo un privato, se non conviene per il privato, allora in questo caso abbassiamo le mani e non ne parliamo più. Però io penso che questa è la cosa più bella ed eccelsa che può avere la nostra Mociano. Grazie Piero. Grazie.